E a questo punto darei voce, se si sente di venire, la Vilma, ecco Vilma Donnella, eccola qua, che esprime la sua poesia, anche lei la quotidianità, filtrata attraverso la lettura psicologica del sé. E anzi, lei lo va sempre analizzando, ecco, attraverso tutte le diverse manifestazioni e anche quelle più non solo gioiose, ma anche quelle più dolorose, quelle che veramente segnano, che creano ferite, ma che assumono anche un aspetto, se volete, potremmo dire catartico. Così, quel cammino che spesso si presenta difficoltoso, incerto, perché sulla nostra strada troviamo i sassi e purtroppo ci fanno inciampare. Ecco, diventa un cammino che trova comunque uno sbocco che, come dice Vilma, possiamo, è vero, camminare su questo sentiero. Ecco, che ci fa male anche ai piedi, però perché non cambiare scarpe? Perché non provare una strategia nuova, diversa? Ecco, soprattutto perché i piedi sanno dove andare, dice Vilma in un suo testo. E allora, dove indirizzano i piedi della poesia? Dove possiamo andare? Questa poesia dove ci porta? La poesia non ci porta, la poesia ci sorprende come qualcuno che arriva alle spalle in punta di piedi e non si sa mai Esatto, però è altrettanto vero che ci porta sempre, o meglio, ci suggerisce comunque di camminare ancora. Sempre. Grazie. E allora, a te. Anzi, poi devo dire che lei leggerà le prime sue due poesie, poi gentilmente leggerà anche altre due di Michele. Ecco, però presentiamo quella dopo. Prego. Salvare l'animale abbandonato e ferito, il bisognoso e il folle, non era altro che cercare di salvare me stessa. È come un eco o un richiamo il dolore dell'abbandono. Attira come una calamita. Ci diamo da fare per lenire la pena, ma non riusciamo a guarirci. Un circolo vizioso in cui il dare e il brigare ci lasciano esausti. È lo sguardo che è mal posto, compresi, perché posto sull'esterno, così lo volsi dentro. Abbiamo abissi in cui le paure crescono, nascoste dal buio di occhi che non guardano. La depressione è come una pece che attacca per terra e ti schiaccia. E il panico, una bestia feroce con zanne appuntite che ti paralizza di terrore. Ognuno ha i suoi demoni da tenere a bada. Se fuggiamo saranno loro a dominare le terre che lasciamo desolate. Possiedo un regno di vasti cieli e profondità oscure. Se lo abbandono, nessun altro ne avrà cura. L'ano. Lo so bene dove sta. È lì
aria lanciato nel petto, l'amo, con le sue punte duole, la carne preme e strazia chi dall'altra parte tira. Non par vero il filo così sottile, non si spezza, e trattenere lo strappo con le mani non si può. Così lui, pescatore affamato, appena sente la lenza tesa, tira, e tira, e tira. Io pesce, abituato alle profondità ingenue e silenziose, lotto per non essere trascinata via. Una forbice per tagliare il filo, ma l'amo resta nella carne. L'amo o lo amo? Amor di pescatore annoiato che pesca il pesce e lo ributta in acqua. La fame è solo mia, con labbra lacerate, da baci di sangue e l'animo incerto. Anche la new entry, come è stata definita appunto Michela Orizio, ecco che qui è seduta lì appunto nella fila, nella terza fila, e lei ecco ama valorizzare il dialogo con la natura, perché la natura in fondo si lega all'uomo, è tutt'uno con l'uomo, e ama appunto scrivere, ha iniziato a scrivere per sé, infatti in un testo appunto ha scritto "scrivo ancora per me", ma è chiaro che nel momento in cui ha steso quei versi li ha scritti anche per tutti noi. E allora ecco, prego, alla lettura. Grazie di Michela. Non scrivo. Non scrivo più per me. Non vedo il senso nelle parole. Ma quando guardo, se guardo bene, ogni cosa ha motivo d'essere scritta. L'ordine parallelo dei filari, il canto di una filastrocca, la luce di un lampione all'alba, le dita sporche di colore, i fiori bianchi che infestano i campi in un aprile invernale, quelli a cui badano solo gli insetti e i bambini. Scrivo, scrivo ancora per me. Ti sento più forte quando gli occhi sono chiusi, quando un respiro pare il soffio di una balena. Sento che sei mia quando ti faccio vibrare come un'arpa nella gola, con suoni più gravi e altri più acuti. Ti sento, voce mia, nasale, rauca, dialettale, camuffata, bisbigliata, urlata, raffreddata, sussurrata, teatrale, narratrice. Un canto continuo, poiché anche nei pensieri io ti sento e sei mia, solo mia. Cambi spesso e mi accompagni lungo tutto il pentagramma della vita.